Voci della Chiesa Iblea, un programma della redazione di Radio Caris in Blu, Ragusa. Un saluto ai nostri radioascoltatori e alle nostre radioascoltatrici. Io sono Ines Raisa Fortunato e oggi sono in compagnia di Padre Marco Diara, direttore dell'ufficio catechistico della Diocesi di Ragusa. Ciao Padre Marco e grazie per essere qui con noi. Ciao a te e salve anche a coloro che ci ascoltano. Padre Marco, con te vorrei parlare un po' di quello che è stato questo sussidio della Quaresima, per quanto, voglio dire, siamo quasi alla conclusione di questo periodo. Vorrei mi raccontassi un po' qual è stato il senso, appunto, e di come avete vissuto questo sussidio a partire dal titolo che avete dato, e cioè Gesù mi senti dall'assù. Questo verbo sentire, questa richiesta di ascolto, che significato ha assunto in questo tempo? Questa richiesta parte soprattutto da una richiesta da parte dei nostri ragazzi, anche alla luce di quello che loro vivono in relazione con Dio. E soprattutto abbiamo accolto l'invito di Papa Francesco, che ci invita un anno a riflettere sulla preghiera, a esercitarci proprio alla preghiera come dialogo con Dio e con tutti i fratelli. Preparazione al grande giubileo del 2025, non solo i ragazzi ma anche gli adulti. E allora noi partiamo anche da quella richiesta che è stata formulata degli apostoli verso Gesù: Signore, insegnaci a pregare. Quindi l'abbiamo tradotto poi alla luce dei nostri ragazzi: Gesù, mi senti da lassù. Quindi c'è questo invito da parte dei ragazzi all'ascolto e soprattutto ad entrare in dialogo con Dio. Quindi abbiamo accolto questo invito di Papa Francesco, soprattutto in questo tempo di Quaresima, che è un tempo che ci invita alla conversione, ma anche al dialogo con Dio, quindi alla preghiera. E quindi abbiamo voluto riflettere in tutte le nostre parrocchie proprio sul tema della preghiera. Preghiera vista soprattutto come dialogo con Dio e soprattutto con i fratelli. Come, cioè attraverso quali stimoli, che peraltro sono anche stati offerti appunto da questo sussidio, quali stimoli avete dato affinché si potesse esercitare questa preghiera, anche tenendo conto dell'invito che appunto ha fatto Papa Francesco per il giubileo del prossimo anno? Ma noi partiamo sempre dall'invito della parola di Dio, quindi anche nelle varie settimane i nostri ragazzi, alla luce della parola di Dio, hanno vissuto delle attività con una parola chiave, con un segno particolare, e poi soprattutto, visto che il tema era la preghiera, abbiamo spezzettato la preghiera del Padre Nostro. Quindi ogni settimana c'era una frase del Padre Nostro legata alla parola di Dio, al segno e quindi alla parola chiave. E quindi poi, alla luce di tutto questo, i ragazzi ogni settimana hanno vissuto un'attività che li aiutava a vivere il Vangelo, ma sempre nel contesto della preghiera, quindi anche per esercitarsi alla preghiera e a scoprire il valore della preghiera, non solo ecco al catechismo, ma soprattutto nell'ambito familiare, perché poi il contesto, ecco, quindi possiamo dire l'ambientazione di tutto il percorso del sussidio era la famiglia, che è la piccola chiesa domestica dove la famiglia è invitata, ecco, a pregare insieme e quindi a vivere questo dialogo con Dio e con i fratelli. Le 5 domeniche di questo tempo infatti sono state scandite da questo itinerario, no? Che in qualche modo ha coinvolto il Vangelo, la parte del Padre Nostro, come dicevi tu, il segno e le parole chiave, eccetera, ma c'è stata anche una parte, diciamo, anche simpatica se vogliamo, che sono stati i pannelli evolutivi e dinamici che ogni parrocchia è stata invitata ad esporre. Ecco, con quale senso? Noi ogni anno nei vari sussidi presentiamo sempre un pannello, quindi un contesto, un'ambientazione dove i ragazzi sono richiamati a vivere quello che poi attraverso le attività al catechismo hanno vissuto, soprattutto in questo tempo di Quaresima. Qui troviamo un pannello che richiama una stanza di ogni casa, quindi di ogni famiglia, che è la cucina, che è il luogo più comune, il luogo dove si sta insieme. E in questa cucina poi ci sono stati dei segni che hanno accompagnato di domenica in domenica i nostri ragazzi, come per esempio alla luce della prima domenica, che erano le tentazioni, nel tavolo della cucina c'era il computer, il cellulare, ecco, tutto quello che tante volte può essere utile ma che diventa anche una tentazione, quindi che ci allontana soprattutto dal dialogo e quindi dal contatto personale con i componenti della famiglia ma anche con tutte le altre persone, perché tante volte il cellulare ci allontana invece di avvicinarci. Sì, è un mezzo buono di comunicazione, però tante volte diventa una grande tentazione perché non ci fa vivere in pienezza il dialogo.
Oppure, per esempio, nella seconda domenica abbiamo trovato le sedie, quindi attorno al tavolo, le sedie che richiamavano soprattutto il fatto di essere fratelli, di sederci tutti insieme all'unica tavola, non solo la tavola all'interno della famiglia, ma poi possiamo dire anche la tavola della messa e quindi di quella mensa che il Signore prepara per noi. Quindi le sedie richiamavano la dimensione di essere tutti fratelli. Così poi anche nella terza domenica abbiamo trovato il candelabro, quindi il candelabro ha una funzione come messa sul tavolo, dove fa luce e quindi è il collegamento alla parola di Dio che deve illuminare la vita dei nostri ragazzi. Così nella quarta domenica abbiamo vissuto anche il segno dell'olio e del vino, che diventano segno di speranza, di consolazione e via dicendo. E poi domenica scorsa abbiamo vissuto il tema della condivisione, quindi mettendo un pane sulla mensa, che diventa il segno della vita donata, del chicco di grano che se non muore non nasce nulla, così anche il pane diventa questo segno che ognuno di noi si deve donare ad ogni fratello. In più, oltre a questi segni e quindi le varie parole chiavi che accompagnavano i vari segni e quindi le varie domeniche, abbiamo spezzettato anche la parola di Dio per riscoprire la preghiera inserita in un contesto familiare. È molto bello il recupero di questa dimensione anche dialogica all'interno della famiglia, che è la prima, diciamo, comunità con cui noi facciamo esperienza, ma anche delle comunità più allargate. Ed è molto bello l'accento che tu hai posto sul coinvolgimento dei giovani, però vedendo il sussidio si è pensato anche di coinvolgere i bambini. Come? Il sussidio coinvolge principalmente i ragazzi dell'iniziazione cristiana attraverso delle varie attività. E poi noi come ufficio ogni anno facciamo due attività, cioè quella più specifica per i bambini, quindi per i ragazzi, e poi anche per giovanissime e giovani, perché può essere utilizzata anche per gli adulti. Sono delle attività che coinvolgono le varie fasce di età e quindi sono delle attività concrete con dei giochi, con qualche video, qualche immagine che aiuta veramente a riscoprire anche il significato della parola di Dio e soprattutto anche quel segno che ha accompagnato i nostri ragazzi. Grazie Don Marco, ti ringrazio per il tuo impegno e per essere stato qui con noi a raccontarci come avete vissuto la Quaresima. Grazie a te Ines e grazie anche a coloro che ci ascoltano. E un saluto ai nostri radioascoltatori e alle nostre radioascoltatrici. Avete ascoltato Voci della Chiesa Iblea, un programma della redazione di Radio Caris in Blu, Ragusa.